Bentornati in un nuovo episodio di WRC, WRC, World Rally Championship. Stiamo comprando una nuova macchina per gareggiare in una nuova serie di gare. Siamo in obiettivo da raggiungere almeno il terzo posto. Ci proveremo. Se ho capito bene, dalla bandiera siamo in Oceania, in Australia. Quindi visiteremo l'Outback. Chissà se passerà qualche canguro in mezzo alla strada. Secondo me non c'è, per evitare di trasformare questo videogioco in qualcosa che non deve essere. C'è Carmageddon. E piuttosto gareggeremo normalmente, vediamo lì il sole dell'emisfero opposto a quello in cui qui in Italia abitiamo. L'Australia significa chilometri, chilometri, centinaia di chilometri a volte senza una sola abitazione. Dove abita il mio vicino di casa? Più vicino abita a 300 km da qui. Ah. Mica abita in un condominio. Cioè, le distanze da quelle parti sono elevatissime. Quindi è probabile che, togliendo questo cantiere che vediamo sulla nostra sinistra, che sembra mi sa che è per una strada. E chissà se dal 2010 a oggi è stato finito. Se fossimo in Italia, sappiamo che qui passano anche 40-50 anni prima che costruiscano una strada, quindi. Ma qui si parla di Australia. E mi sa che quella è un'autostrada migliore della strada che stiamo percorrendo. Chissà quante case riusciremo a vedere quindi durante queste gare. Con l'ombra, a me il sole è meno fastidioso. Esiste un altro videogioco di guida in cui il sole diventa accecante, si chiama Red Line Racer. Purtroppo richiede una 3D FX per funzionare bene. In teoria dovrebbe funzionare anche con questo tipo di schede video, con quelle successive. A quando la 3DFX è fallita, ma con le radio non va molto d'accordo. Nonostante, siamo alla fine, bene. Nonostante le prime radio non affermassero di essere compatibili, e lo erano, ma poi i driver hanno fatto progresso, le schede video hanno fatto progresso. Inseriamo un nome. In Australia si parla inglese, quindi mettiamo il mio nome in inglese. Comunque bisogna dire che era eccezionale come videogioco di moto. La simulazione era molto realistica. È interessante che mi creava un effetto particolare, in particolare nelle piste sulla neve. Lì veniva mal di testa. Cioè, sembrava di essere davvero in mezzo alla neve. Nonostante si tratti di un videogioco di più di 20 anni fa, apparentemente la tecnologia dovrebbe aver fatto un grandissimo progresso, ma già all'epoca, quelle schede video nate nella seconda metà degli anni 90 avevano fatto un grandissimo progresso ed erano un salto di qualità. Poi, intorno al 2002 circa, arrivarono 2001, 2002, arrivarono le GPU della ATI, che erano di qualità superiore alla serie precedente. Già la serie Rage Pro o Rage semplicemente era ottima e si poteva unire alle 3DFX. Aia, abbiamo sbagliato qualcosa. Mi ero accorto che stavo andando troppo vicino al muro. Aiuto, sì, ecco. Già all'epoca, ma con le radio ci fu un salto di qualità enorme, perché sfruttavano una nuova tecnologia che permetteva di risparmiare memoria e
e all'epoca si parlava di 32 megabyte di memoria, no, no, gli 8 giga, gli 11 giga, i 16 giga delle attuali schede video da gaming. Per esempio quella che ho adesso è una RX 590, l'avevo già detto in un altro episodio, prodotta dalla FX, e cioè, mi ha detto di tagliare, giusto? Io ho tagliato. Boh, vabbè, forse ho capito male quello che stava dicendo. Comunque XFX è la Fatboy, 8 giga di memoria. Con i 32 giga di RAM del sistema, eccezionale. Se poi aggiungete che sto cercando di usare, di sfruttare la scheda audio che la AE7, la nuova, la Sound Blaster AE7 presentata lo scorso luglio, che ha un suo processore che quindi fa risparmiare molto dal punto di vista del calcolo, cioè la scheda video deve pensare solo al calcolo della grafica e la CPU al resto, la scheda audio contribuisce poi nell'acquisire l'audio, perché sto anche acquisendo l'audio, mi sto registrando, quindi la scheda video sta anche registrando il video, però aiuta a avere tutti questi pezzi nel computer. Avere una scheda audio dedicata, una scheda video dedicata e un processore. Senza processore il computer non si accenderebbe. Si accenderebbe ma non funzionerebbe. Anzi, ci sarebbe una serie di beep probabilmente. Non dovuti a espressioni volgari, ma semplicemente al fatto che purtroppo senza il cuore il computer non può funzionare. All'inizio degli anni 90 le schede video in pratica non si c'erano, ma erano rare e comunque servivano giusto per aumentare un po' di memoria al sistema o per aumentare il numero di porte, perché le schede video erano integrate nella scheda madre e nel processore. Poi con l'arrivo delle GPU i produttori smisero di integrare le schede video nelle schede madre e nei processori, per poi riprendere a fare questo a distanza di circa 10-15 anni. Infatti adesso ci sono molti processori che integrano una scheda video bella potente e molti pensano che sia una novità dell'ultimo decennio. In realtà era così all'inizio, solo che adesso la parte grafica è bella potente. Comunque stiamo facendo un buon progresso anche in questa gara, abbiamo un bel vantaggio rispetto agli avversari di oltre 4 secondi. Stiamo attenti a questa curva. Perfetto. Oh, devo dire che questa macchina è bellina all'interno. Molto semplice, un po' stretta, devo dire. Non è molto rumoroso il motore. E così neanche mi accorgo che sta andando a 150 km orari. Cioè, a 100 km orari ero sicuro di andare ancora a 60 dal suono del motore. Questo è un aspetto buono del videogioco, perché hanno duplicato anche gli effetti sonori delle macchine. Ottimo. Eh sì, da 4 secondi a 11 l'abbiamo sia aumentato. Voglio menzionarvi qualche informazione sul videogioco che abbiamo adesso a disposizione. In totale abbiamo 13 tappe del campionato del 2010, nel quale speriamo presto di arrivare. E una volta finito tutto il percorso della carriera, in qualche modo ci arriveremo. Poi ci saranno, in totale sono 58 le vetture a disposizione. Volendo si potrebbe anche gareggiare online sfidando fino a 16 persone. Adesso non credo che lo faremo, o se dovesse succedere magari lo faremo. È arrivato
una notifica. Abbiamo fatto tutto, quindi ci salutiamo e ci rivediamo al prossimo episodio, che adesso, se oggi è, vabbè, il prossimo episodio, che potrebbe essere domani oppure martedì prossimo, adesso non so che giorno sia oggi che compare questo episodio, vabbè, al prossimo episodio, saluti a tutti. Ah, stiamo, ecco, un piccolo aggiornamento alla targa. Voglio mettere la targa della prima macchina che ho guidato, che aveva quasi 15 anni. Voilà. È andato allo sfascio, non esiste più questa automobile, era un Opel Kadett Station Wagon. Benissimo, bei ricordi. Al prossimo episodio.